Buongiorno a tutti, ben arrivati a questo nuovo live on web Edicom Eventi. Ricominciamo la nostra settimana dopo la parentesi frontale, diciamo così, di Climahouse della scorsa settimana e ritroviamo in questo caso Isotex e ritrovo con piacere anche l'ingegnere Alessandro Paterlini, per l'appunto responsabile dell'ufficio tecnico di Isotex. Avrete già intuito che parliamo di un sistema costruttivo in legno cemento mineralizzato, se non altro perché l'ho condiviso sulla slide di cartello, sistema costruttivo che oggi riprenderemo brevemente in quelle che sono le sue caratteristiche, i suoi vantaggi, la sua composizione, ma tema che abbiamo già avuto modo di trattare in altri webinar. Oggi ci concentreremo però in particolare su quella che è una particolare caratteristica e sfaccettatura di questo sistema, che ovviamente è un sistema che ci garantisce il comfort dei nostri edifici, utilizzabile sia per la nuova edificazione, dove trova ovviamente la sua massima espressione, ma anche per la riqualificazione, come abbiamo visto in uno scorso webinar, attraverso per esempio il tema della demolizione e ricostruzione, o come vedremo poi in autunno, attraverso anche l'applicazione di esoscheletro. Ma veniamo al tema di oggi. Come dicevo, daremo un pochino quasi per scontato il tema del comfort legato appunto al sistema Isotex e ci concentreremo invece sul tema della sicurezza. Diciamo che sono due pilastri fondamentali di quello che è un edificio, di quella che è una corretta progettazione e costruzione dell'edificio. Dobbiamo sicuramente prestare attenzione al comfort, al risparmio energetico, ma dall'altro lato anche al tema della sicurezza, in particolare a quello che è una sicurezza statica, quindi parliamo di antisismica, ma anche di quella che è la protezione dal fuoco. Protezione dal fuoco che chiaramente è molto importante, che purtroppo, tristemente, alla cronaca ogni tanto ritorna anche con temi molto importanti, penso all'incendio di Milano e di all'incendio di qualche anno fa anche della Grenfell Tower a Londra. Quindi sicuramente è un tema a cui prestare debita attenzione. Oggi con l'ingegner Paterlini cercheremo di andare un pochino a vedere questi due aspetti, capendo anche quello che è un investimento da parte di un produttore di materiali, in questo caso del sistema costruttivo Isotex, per andare un pochino a certificare quelle che sono le sue soluzioni e quindi poter arrivare da voi con una soluzione certificata e sicura con cui poter garantire, diciamo, una prestazione, in questo caso di sicurezza, ai vostri committenti. Io vi ricordo sempre l'opportunità di fare domande sul sistema, quindi di portare alla nostra attenzione le vostre curiosità, perché sarò io poi a leggere, perché lo fate ovviamente in formato scritto attraverso la chat sul pannello di GoToWebinar che vedete sulla destra del vostro schermo, e sarò io poi a portare l'attenzione dell'ingegnere Paterlini. Quindi approfittate di questo strumento sicuramente molto importante. L'altra cosa che vi ricordo è che al termine del webinar, come sempre, un paio d'ore dopo il termine, riceverete una mail con un questionario di gradimento che ci aiuta a migliorare ovviamente la nostra attività di divulgazione, di presentazione di queste tecnologie innovative e dall'altro lato poi, una volta compilato, potrete scaricare le presentazioni che vedrete quest'oggi. Io direi che ho detto più o meno tutto, già quasi mi sono dimenticato dopo questa parentesi in presenza di come si fanno i webinar, ma spero di essermi ricordato tutto e direi che assegno il ruolo di relatore, do il benvenuto all'ingegner Paterlini. Ti assegno appunto il ruolo di redattore così che possa cominciare a condividere le slide che ha preparato per me. Bene, grazie Marco, buon pomeriggio a tutti. Iniziamo questo incontro e quest'oggi appunto parleremo di quelle che sono le caratteristiche che Isotex fornisce sotto l'aspetto della sicurezza, sicurezza antisismica e in particolare la sicurezza verso le condizioni di incendio del fuoco. Ci sono importanti novità in merito. Infatti, nell'immagine della locandina abbiamo riportato in particolare un edificio che sta bruciando. È doveroso fare una piccola introduzione per i nostri ascoltatori che non ci conoscono. Probabilmente ripeto cose già dette per quelli che ci seguono da in più occasioni. Ovviamente, quello che vogliamo sottolineare è che l'Isotex è leader europeo da oltre 35 anni nel settore del legno cemento, e quindi il sistema costruttivo è ormai diventato una realtà consolidata. Quindi non si tratta più di un sistema innovativo, ma di un sistema che ha già realizzato oltre 400.000 edifici in Italia e nel nord Europa. Noi esportiamo in oltre 10 paesi a livello europeo e praticamente anche sul mercato internazionale, per cui praticamente un sistema ampiamente consolidato in questi 35 anni di esperienza. Gli edifici che sono stati realizzati sono di tutte le tipologie e in tutte le
connessioni climatiche. Si va appunto dall'alta montagna con edifici residenziali, anche hotel al mare, e quindi condizioni decisamente differenti sotto l'aspetto delle temperature, delle condizioni di aggressività degli elementi naturali. E per quello che riguarda la tipologia costruttiva, si fanno le cose più diversificate, dalle unità familiari, monofamiliari, schiera, 2 o 3 livelli, edifici e palazzi pluripiano fino a 7-8 livelli, praticamente anche delle torri, di social housing esattamente, e anche realizzando quelli che sono una serie di interventi pubblici, no? Da scuole, palestre, chiese, caserme e quant'altro. Per cui i vantaggi per utilizzare Isotech sono molteplici. Qui abbiamo riportato un elenco che non so a ripetere, e quest'oggi ci andiamo a soffermare su 2 aspetti che ho anticipato precedentemente: uno è la resistenza al fuoco e l'altro è la sicurezza del sistema antisismico ormai ampiamente collaudato. Qui vediamo un'immagine interessante dei nostri prodotti. Un lato produciamo, appunto, siamo produttori di questi blocchi cassero con un inserto isolante già inserito all'interno, che esce dallo stabilimento, e anche quelli che sono i solai per i piani intermedi e per le coperture, sempre in legno cemento. Senti Facciamo Alessandro, visto che tra i video. vantaggi vedo anche il fatto che c'è ovviamente una facilità di posa, una velocità di posa, direi di vedere un video che riguarda proprio questo tema, di modo che andiamo anche a spiegare quali sono le fasi e le facciamo anche vedere. Cosa ne pensi? Sì, direi che è essenziale farvi vedere il video, perché una delle peculiarità del nostro sistema costruttivo è la facilità di posa, e quindi Perfetto. possiamo farlo partire. Allora, faccio partire il video, poi puoi ricommentarlo. Ecco, qui praticamente vediamo questo video che ci consente di far vedere ai nostri ascoltatori come viene impiegato il sistema costruttivo, che è una delle sue peculiarità. Quindi praticamente si parte dalla fondazione lasciando dei ferri di chiamata, il primo corso viene messo posato avanti in modo da mettere perfettamente a livello la prima fila di blocchi. Come vediamo appunto l'operatore ha tirato il filo con gli angolari, i blocchi si riescono a tagliare molto facilmente con una sega a lama verticale e vengono posizionati la prima fila. Poi tutte le altre file sono posate completamente a secco, per cui una volta messi gli angolari e il filo, l'operatore, lavorando con 2 mani, va a posizionare i blocchi sfalsandoli di 1 mezzo blocco. I blocchi sono lunghi 50 cm e alti 25, quindi 8 blocchi formano 1 metro quadrato di parete. I blocchi pesano relativamente poco, dai 10-12 kg in funzione del loro spessore, e quindi, come vediamo, con una sola operazione semplice e veloce si sta realizzando una parete che risulterà una parete antisismica con un notevole isolamento termico, un notevole isolamento acustico e una elevata resistenza al fuoco, come vedremo poi successivamente, corredata da ampie certificazioni su tutti gli aspetti. Le pareti, i blocchi vengono armati con delle armature sia in orizzontale che in verticale. Abbiamo visto il posizionamento della barra orizzontale. Qui abbiamo dei pezzi speciali per realizzare le spalle di porta e finestre, quindi collocate una singola armatura in orizzontale, poi in corrispondenza dell'angolo viene realizzata praticamente la lunetta per consentire il collegamento della barra e del calcestruzzo per ammossare adeguatamente le pareti tra di loro ortogonali. Nell'angolo si utilizza un pezzo speciale di lunghezza ridotta, come vediamo in questo caso, per riprendere la modularità in modo tale che tutti i pilastrini siano perfettamente allineati, quindi ci sia la massima sezione di calcestruzzo nei pilastrini verticali. Posizionati i blocchi, si arrivano a fare normalmente le 6 file, quindi si arriva a 1 metro e mezzo di altezza, dopodiché si fa il primo getto di calcestruzzo. Un calcestruzzo che deve essere piuttosto fluido, da fluidità S4 e S5, con una granulometria degli inerti inferiore a 16 mm. Quindi, una volta fatto il getto, che può essere fatto con la benna o con la pompa, in questo caso vediamo che il getto è fatto con la pompa, poi l'operatore inserisce le barre verticali che fuoriescono a loro volta di 50-60 cm per fare la chiamata per il getto successivo. Ecco, vediamo quindi che è un'operazione molto semplice: quando il calcestruzzo è fluido, si inseriscono le barre
e si possono vibrare con un vibratore ad ago piccolo inserito all'interno del cassero oppure toccando le barre stesse in estremità. Tutti quelli che sono i punti termici vengono eliminati con dei pezzi speciali, che sono sempre i soliti blocchi, risvoltati, tagliati adeguatamente. In questo caso vediamo l'architrave di porta e finestra. Come si diceva, si possono tagliare in maniera molto facile in cantiere, vengono posizionati, in questo caso le architravi, che vengono armate con i quattro ferri e le staffe. Quindi in questo caso vediamo invece la coibentazione di un cordolo solaio con un blocco denominato blocco Corea, che viene realizzato in stabilimento a misura dei clienti, su richiesta dei clienti. Quindi in questo caso, posizionato questo elemento, si fa senza cassarare il cordolo del solaio. Qui vediamo il secondo oggetto, fatto in questo caso con la benna, per cui a seconda della disponibilità di cantiere si può usare tranquillamente o la benna o la pompa. Nel caso del secondo oggetto, anche in questo caso si vanno a inserire le barre verticali e vedremo appunto che l'operatore, per migliorare appunto il riempimento, le andrà a toccare con l'ago vibrante in sommità, appunto perché il calcestruzzo va a riempire tutti i blocchi in maniera omogenea. Per quello che riguarda appunto poi i solai, noi produciamo anche i solai a pannelli preassemblati, viene fornito uno schema di montaggio che arriva in cantiere insieme alla fornitura del solaio. Questi pannelli confezionati in stabilimento a misura, sia in larghezza che in lunghezza, vengono poi posizionati in cantiere in maniera molto rapida e veloce. Ecco, qui si vede come il pannello solaio Isostex va a sormontare di quei 3-4 cm la cartella di rilucimento per mantenere una continuità di isolamento termico ed acustico. I pannelli sono larghi 1 metro, possono disporre di elementi ribassati che noi collochiamo o all'estremità per creare quella che è la fascia piena o in mezzeria per creare una corea trasversale rompitratte, in modo da dare un carico, trasferire i carichi del solaio anche in senso trasversale, andando adeguatamente ad armare questo elemento rompitratta con i quattro ferri e le staffe, come vedremo fare in questo caso. Per cui un solaio che normalmente viene caricato dai 160-170 metri quadrati in funzione del loro spessore, vengono scaricati tranquillamente in 3-4 ore in cantieri, a seconda appunto del numero dei pannelli da posizionare. Dopodiché viene messa la rete elettrosoldata, il moncone negativo, e poi si fa il getto collaborante, la soletta collaborante di 4-5 cm di spessore, come la normativa richiede. Per cui diciamo così che l'edificio completo, blocchi e solai, presenta le massime prestazioni sotto quegli aspetti che citavo in precedenza. A questo punto Ridò partiremo. il ruolo di relatore perché avendo visto adesso un pochino quelli che sono gli aspetti, le fasi di cantiere su cui poi so che ci saranno sicuramente domande, ma ci spostiamo a prendere in esame invece quello che è la tematica, che affrontiamo oggi. Esattamente, quello appunto che vogliamo soffermarci oggi è quello che è il discorso della resistenza al fuoco. Partiamo innanzitutto a definire il nostro materiale, che è quello che ci caratterizza, che è questo legno mineralizzato. La materia prima è tutto legno di abete, viene fatta fare una raccolta differenziata dai nostri fornitori, per cui all'interno di questo legno di recupero, tutto completamente di recupero, non ci sono sostanze chimiche, quindi non vengono inserite sostanze chimiche, non ci sono sostanze nocive per la salute umana o per l'ambiente, e quindi è un materiale che rispetta tutti i requisiti della bioedilizia. Questo legno viene sminuzzato, apportato un'attrezzatura adeguata, viene tolta tutta la segatura per mantenere una macro porosità dell'impasto finale e poi in un vascone viene disciolto un minerale naturale. Quindi queste particelle di legno assorbono questo minerale naturale e quindi si realizza così questo processo di mineralizzazione. E poi all'interno di questo vascone arriva il cemento che fa da legante e tiene insieme tutte queste particelle, questo inerte mineralizzato. A questo punto, nel nostro processo di mineralizzazione, abbiamo trasformato il legno, che è una sostanza organica, in una sostanza inorganica, per cui non ha più variazioni dimensionali se soggetto immerso in acqua, come fa il legno normalmente, che tende a rigonfiare quando si bagna e a restringersi quando si asciuga.
In questo caso i blocchi calcio mantengono la loro stabilità dimensionale, quindi non assorbono acqua e oltretutto diventano, a differenza del legno naturale che tende a bruciare facilmente, hanno una resistenza notevole al fuoco, quindi non brucia più. E questo ci consente di dire che praticamente sotto l'aspetto della sicurezza al fuoco, che è uno degli argomenti, diciamo, di maggiore interesse negli ultimi tempi, anche perché sono uscite delle normative che vi farò vedere, possiamo garantire che a 360 gradi il sistema Isotex dà questa sicurezza, quindi sia sotto l'aspetto della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e al comportamento al fuoco di facciata, che sono tre aspetti ben definiti che il nostro sistema costruttivo riesce a soddisfare. Per quello che riguarda appunto i requisiti di resistenza al fuoco, voglio ricordare che all'interno delle norme tecniche NTC 2018 sono stati introdotti alcuni concetti nei principi fondamentali che non erano presenti nelle precedenti norme tecniche del 2008 e abbiamo evidenziato, lì si vede indicato, che tra le novità vengono definiti alcuni requisiti essenziali nei principi fondamentali. Uno di questi è la sicurezza antincendio, cioè la capacità di garantire le prestazioni strutturali previste in caso di incendio per un periodo richiesto. E sotto l'aspetto della sicurezza, appunto 2.2.3, è indicato che quando necessario i rischi derivanti dagli incendi devono essere limitati, progettando e realizzando le costruzioni in modo tale da garantire la resistenza e la stabilità degli elementi portanti, nonché da limitare la propagazione del fuoco e dei fumi. Quindi in questa frase sono indicati espressamente quelli che sono i requisiti essenziali che deve avere un edificio. Oltre alla parte statica, è molto importante la parte di resistenza agli incendi. Per quello che riguarda il nostro sistema costruttivo, il REI, quindi la resistenza delle pareti, abbiamo un REI 120. In questo caso abbiamo fatto la prova in Francia, dove noi esportiamo una buona percentuale del nostro prodotto. In Francia sono molto attenti al discorso della resistenza al fuoco e per costruire in Francia ogni azienda deve disporre di un DTA, che è un documento tecnico applicativo. Per cui questo ente parastatale che è il CSTB rilascia questa documentazione, loro hanno anche dei laboratori e quindi abbiamo deciso, essendo in scadenza stato quello precedentemente che abbiamo ottenuto in Italia, di fare questa prova di resistenza al fuoco in Francia. E ribadisco il fatto che siamo in Francia perché appunto questi francesi sinceramente sono piuttosto nazionalisti e in qualche modo ci hanno un po' penalizzato. Come vedete, praticamente la temperatura, guardando il diagramma delle temperature sul lato non esposto alla fiamma, perché noi abbiamo una camera di incendio che porta la temperatura con dei bruciatori a 1100 gradi e dalla parte opposta ci mettono dei rilevatori per misurare la temperatura. Per cui a 172 minuti, come vedete appunto dal diagramma, si è arrivata a una temperatura al lato non esposto alla fiamma di 33 gradi, la parete ha mantenuto il carico applicato che sono di 40 tonnellate a metro lineare, per cui erano applicate 120 tonnellate sulla parete di 3 metri, alta, lunga 3 metri e alta 3 metri. Per cui c'erano tutte quelle condizioni per ottenere un REI decisamente superiore, quindi il REI vuol dire la resistenza, quindi la capacità portante di mantenere il carico applicato, la tenuta, la eche, quindi impedire appunto che i fumi si propaghino dall'ambiente dove ci si forma la fiamma al lato opposto, e anche l'isolamento, quindi la capacità della parete da mantenere delle temperature inferiori ai 100 ai 100 gradi. Quindi c'erano tutte le condizioni perché la prova potesse andare avanti. Questi signori francesi hanno detto che hanno sentito degli scricchiolii, probabilmente all'interno del calcestruzzo. Praticamente i tempi di manutenzione sono stati ridotti proprio perché la velocità di dover ripetere diverse prove nel laboratorio ha fatto sì che si sentissero dei piccoli cracking dovuto a piccole bolle d'aria all'interno del calcestruzzo. Loro hanno ritenuto di fermare la prova e quindi ci hanno assegnato un REI 120, altrimenti avremmo raggiunto tranquillamente i 180 o forse anche più.
La parete, voglio ricordare, era una parete non un'isola carta. E questo lo dico perché per quello che riguarda i solai, invece la prova fatta sul solaio, ecco, voglio tornare un attimo indietro per farvi vedere l'immagine della parete. Praticamente nel caso di una prova di parete caricata, fondamentalmente viene applicato un carico verticale per cui la parete va in compressione, quindi anche le barre stesse sono compresse, quindi anche se risentono della temperatura non è che creano grossi problemi perché l'effetto portante è garantito dal calcestruzzo. Invece nella prova del solaio, il solaio è un elemento orizzontale, viene caricato e in questo caso sono le barre di acciaio che vanno in trazione e in questo caso, come vedete, hanno una distanza rispetto al lato fiamma della camera dell'incendio solamente di quei 5 centimetri di legno cemento e 1 centimetro di copertura del calcestruzzo. Quindi in queste condizioni decisamente più gravose per l'armatura, per la struttura stessa, abbiamo ottenuto quei 2,40 e quindi praticamente si sono arrivati alle 4 ore senza appunto che succedesse niente di che, quindi con una temperatura lato non esposto alla fiamma di 25 gradi, come vediamo appunto nel diagramma, ha mantenuto i carichi verticali applicati e non ci sono state ovviamente trasmissioni di fumi da un ambiente all'altro. Per cui abbiamo un materiale che è decisamente performante sotto l'aspetto della resistenza al fuoco. Per quello che invece è la reazione al fuoco, che è un altro parametro molto importante che richiedono le nuove normative antincendio. Il prodotto è classificato, anche in questo caso senza l'intonaco ovviamente, con un valore B, che significa che è un materiale combustibile non infiammabile, con un valore S pari a 1 e D uguale a 0. Quindi è un classificato B S1 di 0, che sono le condizioni migliori, sia per quello che riguarda la produzione del fumo e quello del gocciolamento, che è un valore. Praticamente non si formano delle gocce di combustione. Quindi abbiamo una classificazione al fuoco decisamente prestazionale e qui abbiamo riportato una breve immagine perché oltre alle prove di laboratorio possiamo tranquillamente andare a vedere come si comporta il legno cemento, qui sono costituiti i blocchi casa. Qui vediamo appunto questo breve video, dura 1 minuto circa, in cui l'operatore riesce a posizionare la mano anche dalla parte opposta dove c'è la fiamma ossidrica e praticamente non succede niente, il materiale prende fuoco e lui riesce a mantenere una buona temperatura avendo la mano appunto appostata. Quindi anche una prova decisamente molto semplice per dimostrare questo comportamento del legno cemento che va a proteggere quello che è l'isolante inserito all'interno del blocco calcio. E ovviamente, perché è importante questa resistenza al fuoco? Perché ci sono stati negli ultimi anni degli incendi decisamente importanti che hanno causato danni sia alle strutture che alle persone che ci abitiamo dentro, come tu giustamente hai ricordato, la Tower di Londra, e poi ci sono stati recentemente anche incendi a Milano e in altre città europee. Per cui in questi ultimi anni la Commissione europea sta valutando di condividere dei comportamenti che devono avere gli edifici sul comportamento al fuoco di facciata, no? In modo da garantire la massima sicurezza. E in Italia è uscito recentemente un decreto, è stato il decreto del 30 maggio, che è stato pubblicato in Gazzetta nei primi giorni di aprile, in cui praticamente sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per la chiusura d'ambito degli edifici, quindi per quello che riguarda le chiusure di facciata. Nuove norme prevedono appunto l'articolo 1, lo leggiamo, sono approvate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, di cui l'allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente decreto per le chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti a norme tecniche di cui il decreto del 3 agosto 2015. Praticamente all'articolo 3 viene indicato che l'allegato 1 del decreto appunto di questo del 30 marzo praticamente dice che nella sezione quinta, regole tecniche verticali, è aggiunto il seguente capitolo 5.13, chiusure d'ambito degli edifici civili. E
E quindi praticamente all'interno di questo nuovo testo coordinato di prevenzione incendi che uscirà, entrerà in vigore il 7 di luglio del 2022, è stato aggiunto questo capitolo 13 che va a definire praticamente il comportamento che devono avere le facciate degli edifici. Quindi all'interno di questo nuovo codice di prevenzione incendi che entrerà in vigore il 7 luglio del 2022, quindi fa qualche mese, è stato inserito praticamente questo capitolo 5.13 che riguarda le chiusure verticali e orizzontali. Per cui, leggo testualmente, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi è stato pubblicato in Gazzetta l'8 aprile del 2022, le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili è stata introdotta la regola tecnica verticale, che va a integrare il codice di prevenzione incendi e disciplinando in modo cogente per la prima volta in Italia il comportamento al fuoco delle facciate e delle coperture degli edifici. E quindi praticamente per i nuovi edifici occorrerà rispettare alcune prescrizioni che sono diventate cogenti. Andiamo a verificare quali sono i campi di applicazione. Quindi i campi di applicazione, innanzitutto, dice di limitare la probabilità di propagazione degli incendi originati all'interno, limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato dall'esterno, e inoltre il punto C, evitare o limitare la caduta di parti della chiusura dell'ambito dell'edificio, quindi frammenti sulle facciate in caso di incendio che non possono compromettere appunto il soccorso e la sicurezza delle persone che ci vivono. La classificazione viene definita in tre tipologie di edifici. Le SA sono gli edifici fino a 12 metri. Le SB sono edifici sopra dai 12 fino ai 24 metri, quindi più o meno 8 piani, e le SC sono tutti gli altri edifici. Per cui all'interno di questa classificazione ci sono alcune definizioni specifiche che devono rispettare. Quindi nelle definizioni poi abbiamo che le chiusure d'ambito dell'edificio, cosa si intende? Si intende appunto, come vediamo al punto 3, la facciata, l'insieme dei componenti che costituiscono una porzione di chiusura d'ambito dell'edificio non ricompresa nella copertura. Quindi tutto quello che è praticamente la facciata dell'edificio. Quindi, quali sono le prescrizioni cogenti che devono essere rispettate per queste tipologie? Allora, per le tipologie SB o SC, e quindi voglio ricordare per edifici che vanno dai 12 ai 24 metri di altezza, occorre rispettare praticamente la cerchia del materiale GM2, mentre per quelle che riguarda appunto sopra ai 24 metri, bisogna rispettare quelle che sono le prescrizioni del gruppo materiali 1. Questa classificazione definisce appunto che il gruppo dei materiali 2 vuol dire che il rivestimento parete deve avere una reazione al fuoco almeno BS2 di 0, come quella che appunto abbiamo visto per i blocchi calcio Isotex, e per quello che riguarda anche il gruppo GM1 che vale per gli edifici sopra i 24 metri, sempre per quello che riguarda la facciata, occorre sempre avere una reazione a fuoco di BS1 di 0. Per gli edifici più bassi viene consigliata comunque un valore che sia di reazione a fuoco CS2 di 0. Per cui ovviamente questa è una prescrizione molto, molto specifica che il nostro prodotto riesce a soddisfare. All'interno poi delle nuove norme antincendio abbiamo individuato che ci sono nel capitolo 5, 13, 4 alcune strategie in cui viene definito che comunque sono ammesse delle soluzioni alternative a quelle che sono le indicazioni indicate. Per cui sono comunque ammesse soluzioni alternative, ad esempio relative alla valutazione del comportamento al fuoco dell'intero sistema di chiusure d'ambito che limiti la probabilità di propagazione dell'incendio attraverso le chiusure d'ambito stesso. Quindi, all'interno di queste strategie alternative viene indicato al punto G27 che praticamente ci sono le prove sperimentali, per cui ulteriormente
oltre ad avere quindi quelle caratteristiche di comportamento, di reazione al fuoco prescritte, il professionista, diciamo così, può eseguire delle prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentative, finalizzate a riprodurre e analizzare dal vero i fenomeni che caratterizzano le problematiche oggetto di valutazione aventi influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi. Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli standardizzati e le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare, i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova e limiti di utilizzo dei risultati. Ecco, questa è una voce che consente, diciamo così, ai professionisti di adottare delle condizioni particolari, alternative, anche basandosi su prove sperimentali. Ecco, questo l'ho voluto individuare perché la nostra azienda era già stata nel settembre del 2020 in Francia a fare presso l'EFECTIS, che è un laboratorio importante francese, questa prova di resistenza al fuoco, comportamento al fuoco differenziato, perché come dicevo prima, in Francia sono molto sensibili al discorso degli incendi e loro hanno sempre curato molto questi aspetti sui materiali impiegati. Quindi Quindi, eravamo andati nel settembre del Alessandro, 2020 a fare giusto questa per fare prova. chiarezza, giusto per fare chiarezza, queste prove che avete svolto in Francia, ben prima di un'obbligatorietà, di un decreto, di una cogenza anche in Italia, però vi hanno in qualche modo avvantaggiato, sia perché riuscivate già ad arrivare con una certificazione qua in Italia, ma dall'altro lato rispondete meglio a quelle che sono già diciamo le prossime direttive anche in Italia. Esattamente, ecco, diciamo che l'azienda ha scelto di fare questa prova in Francia, perché in Francia, essendo un po' più avanti di noi sotto questo aspetto, avevano già definito come quattro piani, numero massimo di piani realizzabili senza dover avere delle prove aggiuntive. Per cui per realizzare edifici sopra i quattro piani occorre fare questa prova di comportamento differenziato. Per cui la nostra azienda ha voluto realizzare questa prova e renderla effettivamente, diciamo così, come un elemento, uno strumento di valutazione anche per il mercato italiano. Adesso che sono uscite e diventeranno cogenti queste regole per quello che riguarda le facciate, noi possiamo dire che abbiamo fatto sia le prove sperimentali e abbiamo anche quelle caratteristiche che richiede espressamente la normativa per quello che riguarda le pareti di facciata. Quindi questa è una prova molto importante che visualizza effettivamente il comportamento di quelle che sono le pareti Isotex in facciata. Andiamo a vedere appunto come si è svolta la prova. Praticamente questo laboratorio, diciamo riconosciuto, loro hanno una struttura in cemento armato a forma di U nella parte retrostante, e la parete in prova viene realizzata nella parte frontale. Qui vediamo i muratori che stanno montando i nostri blocchi cassero. Questo edificio ha una dimensione di 5 metri e mezzo in larghezza e di 7 metri in altezza. Al piano terra e al piano primo ci sono previste due aperture. All'interno del piano terra vengono collocati questi bancali, quindi ci sono 700 kg di bancali di carico d'incendio. Al piano superiore sono stati messi gli infissi e dopodiché la parete era stata in questo caso intonacata, come si realizza normalmente in cantiere, e poi si è dato inizio alla prova. Quindi si è praticamente dato fuoco ai bancali sottostanti, fatto in modo appunto che le fiamme che si propagandassero verso l'alto, verso l'esterno, per vedere il comportamento differenziato. Qui vediamo questo breve video che ci fa vedere appunto il carico di incendio importante che c'è all'interno di questi ambienti, e la prova è durata fondamentalmente un'ora. Dopo 60 minuti praticamente si è avuto un distacco sotto ad un'apertura dell'intonaco e nient'altro. C'è stato un ammerimento ovviamente dell'intonaco stesso dovuto al fumo che crea l'incendio. Però praticamente la prova ha ottenuto un ottimo comportamento e a fine prova i risultati sono stati eccellenti, per cui possiamo dire che non,
c'è una mancata emissione di gas tossici nocivi durante questo incendio, un'assenza di propagazione predatale a livello subinitiale, quindi non c'è stata una propagazione dell'incendio verso l'alto, nelle parti esterne, assenza di perforazione delle pareti isotex, assenza di propagazione laterale e praticamente alla fine della prova, quando è stato demolito l'edificio, si è andato ad analizzare praticamente l'inserto di isolante che era stato inserito, che si manteneva in ottimo stato. Per cui praticamente abbiamo visto anche nell'immagine precedente che il nostro legno cemento crea una cartella protettiva per l'isolante e quindi abbiamo praticamente un cappotto protetto con questi risultati di eccellenza di resistenza al fuoco anche in facciata. Per cui sotto l'aspetto della sicurezza al fuoco possiamo dire che con Isotex si possono realizzare edifici tranquillamente sopra agli 24 metri di altezza, quindi edifici sopra gli 8 piani. Attualmente abbiamo realizzato, per quello che riguarda le strutture, edifici fino a 7-8 piani, anche in funzione degli spessori di calcestruzzo e delle zone sismiche che abbiamo sul nostro territorio. Per cui io passerei adesso a vedere invece quello che è la sicurezza sotto l'aspetto sismico per completare appunto il discorso della sicurezza che Isotex riesce a fornire, sia sotto l'aspetto di resistenza al fuoco che sotto l'aspetto del discorso antisismico. Il sistema costruttivo è praticamente normato da delle linee guida che sono uscite nel 2011 e che sono citate nella circolare esplicativa del 21 gennaio 2019. Sotto il punto 7445, sotto la voce pareti, viene indicato che per le strutture di calcestruzzo debolmente armate ottenute con blocchi cassero si applicano appunto le linee guida per sistemi costruttivi a pannelli portanti basati sull'impiego di blocchi cassero e calcestruzzo debolmente armato gettato in opera e pubblicato dal Consiglio Superiore dei Lavori. Queste linee guida ormai sono oltre 11 anni che sono state pubblicate e che hanno dato fondamentalmente una paternità molto ben definita del sistema costruttivo, che fino ad allora praticamente non era ben inquadrato a livello normativo, ma che comunque la nostra azienda, proprio perché supportata da dei quesiti, da delle risposte che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva dato, sia alle varie regioni che a vari appunto enti che hanno fatto richiesta, è sempre stato utilizzato a partire dagli anni 90. Noi abbiamo iniziato le prove sperimentali con l'Università di Bologna e poi successivamente siamo passati all'Università di Pavia. E queste linee guida praticamente hanno lo scopo di fornire, ai sensi del capitolo 12, ai progettisti, ai tecnici del settore e anche agli organi di controllo competenti, quindi i vari generi civili, tutti quelli che sono i riferimenti teorici e sperimentali per appunto la progettazione e il calcolo di edifici basati sull'impiego di blocchi cassero e calcestruzzo debolmente armato gettato in opera. Ripeto sempre questo concetto debolmente armato perché queste sono pareti che non vengono armate come le classiche pareti di cemento armato, ma hanno un'armatura diffusa decisamente meno invasiva. E quindi deve essere fatta una caratterizzazione sperimentale della conformazione di calcestruzzo che c'è all'interno dei casseri. E poi il produttore del sistema costruttivo dovrà predisporre di una relazione interpretativa dei risultati sperimentali e il collaudatore e il direttore dei lavori, per quanto di loro competenza, acquisiranno copie dei certificati di prova e verificheranno la rispondenza del materiale messo in opera. Per cui tutta questa sperimentazione, queste prove sperimentali e relazione interpretativa fanno parte integrale del progetto che viene depositato. All'interno di queste linee guida vengono definite delle prove sperimentali che devono essere condotte su pareti di varie grandezze e anche su porzioni di parete, in modo da definirne le varie caratteristiche. Ecco, qui vediamo fondamentalmente l'immagine di quello che è la prova, diciamo, compressione centrale assiale centrata, ma è importante vedere l'immagine della foto. Qui tutte le prove sono state fatte andando a scorticare la cartella di legno cemento che protegge il blocco casso, quindi la cartella di legno cemento ha una funzione di contenimento e la parte strutturale è fornita dal calcestruzzo all'interno di questa ed
dell'armatura inserita. Quindi vediamo che le pareti isotex, da un punto di vista strutturale, sono caratterizzate da dei pilastrini verticali collegati da dei traversini orizzontali e avere così una conformazione a griglia. Vi riportiamo velocemente le varie immagini delle prove sperimentali previste, quindi il carico monotono e il carico assiale. Queste sono le prove praticamente più importanti, quelle con un'applicazione di un carico ciclico verticale orizzontale, per cui viene applicato un carico verticale in sommità e viene fatto, spinto in laboratorio con questi mattinetti, viene applicata una forza orizzontale formando dei cicli via via crescenti, sia sulla parete piena, sia sulla parete forata con la finestra, con la porta. Vengono provati anche i croci, quindi gli angoli di queste pareti e la connessione con il solaio intermedio. Noi, la nostra azienda, ha voluto fare anche una prova che non era, diciamo, obbligatoria, ma è una prova, diciamo, opzionale su un edificio a due piani, proprio per verificare il comportamento anche di insieme. Qui vediamo brevemente, molto velocemente, i risultati di questa prova. Praticamente si hanno dei cicli forza spostamento in orizzontale con l'applicazione delle forze verticali nelle ordinate. Qui vediamo che una parete piena, arrivata a un carico applicato di 400 tonnellate, ha appunto avuto 400 tonnellate di carico verticale applicato, 40 tonnellate, scusate, di carico verticale applicato, e quindi hanno una buona duttilità e una notevole resistenza. Qui abbiamo la prova con la parete forato, anche in questo caso si è arrivati a 40 tonnellate di carico orizzontale applicato, con dei cicli che man mano procedono, quindi ci sono degli step imponendo delle deformazioni allo 0,1%, 0,2%, fino ad arrivare a delle deformazioni che sono intorno all'1,4%, quindi valori mediamente intorno di 30-40 mm a seconda delle prove fatte. Bene, tutte queste prove sperimentali sono appunto raccolte in un fascicolo specifico che noi forniamo a tutti i progettisti. Una cosa importante che vogliamo segnalare è che all'interno delle linee guida viene definito che il fattore di comportamento può essere l'U superiore a 2 e che può essere portato a 3, valore superiore ai coefficienti di struttura base sono ammessi solo se giustificati dai risultati sperimentali ottenuti e da un'analisi numerica adeguata, e in ogni caso il valore di base Q0 non potrà essere superiore a 3. Quindi praticamente, dato che la nostra azienda sono decenni che fa prove sperimentali, prima con vecchie tipologie di blocchi e negli ultimi anni con la nuova tipologia ad H, abbiamo rifatto, diciamo, fare le analisi numeriche all'Università di Pavia, dove abbiamo fatto tutte le prove sperimentali. E quindi nel settembre del 2020 è stata fatta una revisione di quelle che sono la relazione interpretativa, e praticamente sulla base di analisi numeriche, che appunto ci vorrebbe tempo per descrivere, l'Università di Pavia ha definito che fondamentalmente il fattore di comportamento di base può essere assunto il Q0 pari a 3, includendo in tale coefficiente anche gli effetti della sovraresistenza. Avere un fattore di comportamento maggiore vuol dire fondamentalmente andare a ridurre le sollecitazioni sismiche a cui è soggetto l'edificio. Abbiamo detto che le pareti hanno una buona duttilità e quindi andare a dividere per 3 le azioni massime ottenute secondo delle accelerazioni consente di ridurre le forze per fare la verifica e ridurre anche quelle che sono i costi delle armature per soddisfare queste verifiche, e quindi rendere il sistema costruttivo maggiormente competitivo, sfruttando al massimo quelle che sono le sue caratteristiche. Questa variazione dal fattore di comportamento Q0 pari 2 a Q0 pari 3 è nata fondamentalmente dalla differenziazione che c'è stata in questi anni del tipo di blocco cassero. Inizialmente avevamo un blocco cassero con 3 nervature, come vedete, per cui quando si andavano a sovrapporre i blocchi, sfalsandoli di mezzo blocco, si creava una struttura, un pilastrino irregolare, quindi con
praticamente una sezione netta ridotta con dei traversini che in alcuni casi erano lunghi 10 centimetri e quindi quando c'era una semplice costola di 5 centimetri, quindi era una struttura leggermente diversa di quelle che abbiamo attualmente, in cui praticamente col fatto di avere due semplici nervature, andandole a sfalsare anche di mezzo blocco, si mantiene sempre la perfetta allineamento dei pilastrini, per cui i pilastrini hanno il massimo allineamento, la massima sezione, e i traversoni mantengono una ridotta lunghezza. Questo fa sì che queste pareti di ultima generazione, che ormai sono diversi anni che mettiamo i blocchi di questa tipologia, sono diversi anni che sono sul mercato, consentono di dire tranquillamente che sono decisamente più resistenti e anche più con un fattore di comportamento superiore, quindi più prestazionale. Quindi, riassumendo, all'interno di queste linee guida viene indicato che il produttore deve fornire tutta questa serie di documentazione, in particolare quella che è la parte più significativa, sono le prove sperimentali e la relazione interpretativa che noi mandiamo a tutti i progettisti che si accingono a realizzare un calcolo strutturale, per cui chi è interessato o chi deve, è stato incaricato a un calcolo strutturale. Ci deve fare una richiesta, noi gli mandiamo un modulo di richiesta e poi gli mandiamo via mail tutta la nostra documentazione e siamo sempre qui appunto disponibili per dare i chiarimenti necessari. Ovviamente sono strutture che non si studiano all'università, per cui hanno bisogno di un adeguato supporto tecnico, scientifico e per renderle appunto facilmente utilizzabili. Per quello che riguarda la facilità di utilizzo, noi forniamo anche un software gratuito, un software che è stato fatto da una software house che consente di fare le verifiche delle pareti ISO. Per cui il progettista strutturale, una volta fatto la modellazione correttamente, seguendo quei criteri indicati nella relazione interpretativa, poi si approccia a fare le verifiche. E per fare le verifiche, noi forniamo questo software specifico. Consente appunto alla parete che viene modellata con un setto continuo in fase di modellazione, poi in fase di verifica bisogna tenere conto dell'effettiva sezione di calcestruzzo che c'è all'interno dei blocchi e della possibilità di inserire quella singola armatura a passo 25 orizzontale e verticale come viene utilizzata. Quindi questo software aiuta tantissimo i progettisti nelle verifiche e praticamente si crea un applicativo, si esportano le sollecitazioni da un software all'interno del nostro. Attualmente ci sono in commercio anche software che consentono, ormai in questi ultimi anni hanno sviluppato diversi software house, dei pacchetti specifici per i blocchi cassero o per le pareti estese deboli armate, per cui la problematica del calcolo strutturale è via via sempre più meno impegnativa rispetto a alcuni, una decina d'anni fa, quando erano uscite le linee guida, quando erano uscite le nuove norme tecniche, per cui gli strutturisti avevano qualche difficoltà oggettiva in più per fare i calcoli strutturali che comunque in questi ultimi anni sono stati ridotti decisamente. Noi forniamo anche un manuale operativo di montaggio sia alle imprese che ai professionisti in modo da indicare passo passo tutte quelle che sono le operazioni da realizzare. Sotto l'aspetto, oltre alle prove sperimentali che abbiamo condotto, a noi riteniamo molto importante per la nostra azienda dire che c'è un'esperienza anche sul terreno. Praticamente qui abbiamo riportato alcune testimonianze, alcuni interventi realizzati in ISO che erano stati soggetti al terremoto dell'Emilia di 10 anni fa, nel 2012, che praticamente si sono comportati in maniera molto egregia, senza nessun tipo di cavidatura. Stessa cosa era successo per altri interventi realizzati in Umbria, realizzati in Friuli e nel centro Italia, dove purtroppo in questi ultimi anni ci sono stati eventi sismici di una certa gravità. Possiamo dire che al giorno d'oggi tutti gli eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio, che è un territorio molto sismico, come sappiamo, gli edifici realizzati con l'Isotex, che sono fondamentalmente delle strutture scatolari, quindi danno il massimo beneficio sotto l'aspetto della resistenza antisismica, non appunto subito, hanno superato tranquillamente anche le prove reali. Un altro punto che ci teniamo sempre a rimarcare sotto l'aspetto della sicurezza
questo discorso del fatto che anche se venisse a mancare una parete Isotex, sia lungo la parete lineare oppure anche in angolo, la parete e la struttura di Isotex non crolla. Qui abbiamo, quindi rispettando quel ulteriore principio fondamentale che è indicato nell'NTC 2018, che richiede appunto sotto la voce robustezza la capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all'entità di possibili cause innescanti eccezionali quali esplosione o urti. Quindi nel principio fondamentale lo strutturista dovrebbe perlomeno assicurare, garantirsi che in caso di urti o di esplosioni non ci siano dei danni sproporzionati. E questo che ho riportato è tratto da una dispensa fatta dal professor Ceccoli, dal defunto professor Ceccoli, coordinato dall'ingegner Gilberto Dalla Valle, che sono stati i nostri primi consulenti dell'Università di Bologna. E la nostra azienda si è appoggiata negli anni 90 a loro, appunto, proprio per poter dimostrare il comportamento che hanno le strutture Isotex anche in zona sismica. E all'interno di questo fascicolo, di questa, noi chiamavamo dispensa del professor Ceccoli, che per tanti anni è stato un riferimento, diciamo, fondamentale per tutti gli strutturisti, c'era anche un capitolo dedicato a questa problematica del crollo dovuto alla mancanza di una parete in angolo o in lineare. In questo caso, come vedete, il professore aveva riportato una cerniera e quindi si facevano ancora i calcoli in maniera manuale, si andavano a calcolare per cui la reazione di questo vincolo, si va a ripartire questa relazione in funzione della rigidezza di queste due pareti e poi si fanno le verifiche per verificare appunto che le barre orizzontali che sono state e verticali applicate fanno sì che la parte dell'edificio rimanga sospesa, per cui non crolla. Per cui abbiamo praticamente questa dispensa del professor Ceccoli ancora disponibile per chi non volesse utilizzare. Sotto l'aspetto del numero di piani, ecco, quando si parla di sicurezza, ovviamente su edifici semplici, due o tre piani, diciamo che tante volte sono più i calcoli strutturali che devono essere fatti, ma da un punto di vista pratico uno si rende conto che problemi di carattere statico non ce ne possono essere. Sotto l'aspetto invece di la sicurezza per edifici multipiano, allora qualcuno ha qualche dubbio, anche perché le cartelle di calcestruzzo all'interno dei blocchi casso ovviamente sono i 15 centimetri, che però nel caso di edifici più di piano, in questo caso un edificio di 7 piani realizzato in questo caso in Sardegna, che è una bassa sismicità, ne abbiamo fatti anche altri in zone sismiche più rilevanti. In questo caso sono degli edifici di 7 piani realizzati a Bologna, una zona sismica di terza categoria. Possiamo modificare la larghezza del calcestruzzo, quindi andando a ridurre lo spessore dell'isolante, incrementando quindi lo spessore del calcestruzzo e potendo avere delle capacità portanti adeguate per edifici fino a 7-8 piani. E quindi anche sotto l'aspetto degli edifici multipiano riusciamo a garantire questa sicurezza e come abbiamo visto in precedenza sotto l'aspetto della resistenza al fuoco, per edifici sopra i 4 piani nuove norme antincendio richiedono alcune caratteristiche cogenti che devono avere le facciate. E quindi possiamo dire, per completare il discorso, che con l'Isotex si possono realizzare degli edifici sicuri anche pluripiano fino a 7-8 piani, assolvendo e rispettando quelle che sono le prescrizioni sismiche e le prescrizioni di antincendio. Qui abbiamo altro esempio di edifici fatti in social housing a Parma, e questo lo mettiamo sempre perché gli edifici in social housing richiedono fondamentalmente che, dato che i prezzi ci sono dei prezzi di vendita convenzionali, le imprese che li vanno a realizzare devono contenere i costi. Quindi hanno scelto Isotex proprio perché con Isotex si realizzano edifici in tempi molto rapidi, andando a ridurre i tempi e i costi di costruzione, che è un aspetto fondamentale nell'edilizia moderna. E per terminare il discorso, possiamo dire che in questo momento storico, diciamo, con questi super bonus, siamo tutti alla ricerca di materiali. Purtroppo gli isolanti e altri materiali vengono sempre più a meno.
Quindi possiamo garantire dire che Isotex ha sempre disponibile in stabilimento, qui vediamo il nostro stabilimento, che abbiamo in provincia di Reggio Emilia, Pruviglio, uno stoccaggio all'aperto di sempre 70-80 mila metri quadrati di materiale disponibile. La problematica di reperimento del materiale con Isotex non c'è, perché noi abbiamo delle convenzioni speciali con chi ci produce gli isolanti, che è appunto il produttore dell'isolante alla base, quindi ci garantiscono la continuità del nostro materiale, per cui abbiamo un ciclo produttivo a 3 turni di lavoro che consente di avere sempre una quantità di materiale sempre disponibile per i nostri clienti. E molti di questi ci stanno chiamando anche in funzione di questa richiesta specifica di avere disponibilità di materiale con il superbonus legati specialmente alla demolizione e ricostruzione, e anche alla realizzazione dell'esoscheletro. Ecco, io avrei terminato cercando di mantenermi nei tempi previsti e di cercato appunto di essere abbastanza sintetico per rispettare appunto l'ora disponibile, e sono disponibile per le domande se ci sono eventuali domande. Bene Alessandro, innanzitutto ti faccio i complimenti, ormai stai navigato con i webinar, sono le 18 spaccate e hai terminato la tua presentazione. Quindi devo farti i complimenti ovviamente per questo, ma anche per gli argomenti ai quali ci hai introdotto. Allora io andrei con qualche domanda, partirei dal tema del fuoco, visto che è stato quello che hai accennato per primo, quindi dall'antincendio. Ci chiedono se il test LEPIR2 è valido per tutta la gamma di blocchi usati perimetralmente, quindi tutti i vostri blocchi per la facciata. Sostanzialmente. Sì, diciamo appunto che nella prova che noi siamo andati a realizzare, il LEPIR2, la prova fatta in Francia, abbiamo provato il prodotto, diciamo così, con una cartella protettiva di legno cemento di 4 centimetri, e quindi è lo spessore minimo che abbiamo in tutta la gamma di prodotti, che sono quelli da 30 e da 33, hanno 4 centimetri di cartella di legno cemento, mentre i blocchi da 38 e 44 la cartella è di 4,5, e l'isolante che è stato inserito era appunto un isolante di 23 centimetri, in modo da avere la massimo isolante all'interno del blocco, proprio per vedere se ci fossero stati problemi con l'isolante, di avere una situazione la peggiore possibile. Pertanto, andando a provare il materiale, diciamo così, meno performante, diciamolo così, estendibile a tutta la gamma di prodotti. Perfetto. Ci chiedono poi informazioni relative all'intonaco che è stato utilizzato per la prova, se era un intonaco particolare. No, diciamo che l'intonaco è stato realizzato, un intonaco a base cemento tradizionale, e quindi quello che viene normalmente prescritto, noi abbiamo nel nostro sito e anche sui nostri Depian delle indicazioni per la corretta applicazione degli intonaci, ma un intonaco di spessore 1,5 cm è normale, tradizionale, quello che si applicano in tutti gli edifici, insomma, senza prodotti specifici all'interno. Perfetto, ci chiedono poi se sono stati utilizzati nella struttura solai Isotex, se non sbaglio non c'era la presenza di solai Isotex, giusto? Diciamo che l'edificio presente in Francia prevedeva già un solaio di fatto loro, un solaio in cemento armato, per cui non abbiamo avuto modo in questa prova di provare il nostro solaio. E la temperatura, adesso non abbiamo visto, non abbiamo parlato anche delle temperature, però all'interno del piano primo ci sono state delle temperature molto contenute. E quindi se ci fosse stato un nostro solaio, probabilmente sarebbero state ancora di meno, proprio per le caratteristiche di coibentazione che i nostri solai riescono a fornire. Era un solaio a soletta piena in cemento armato. Perfetto, allora vado su altre domande che sono arrivate relative invece all'aspetto antisismico, poi se si aggiunge qualcosa sul fuoco ritorniamo. Ci chiedono se il blocco è utilizzabile per tutte le zone sismiche, anche zona sismica 1. Beh, chiaramente noi riusciamo a è stato costruito in tutte le zone sismiche italiane, abbiamo tantissimi edifici realizzati in zona di prima categoria, anche a Norcia, per esempio, una di quelle località di prima categoria in Abruzzo, e non dipende dalla tipologia del blocco, si fa praticamente il calcolo strutturale,
deve appunto verificare in funzione della tipologia dell'edificio, in funzione delle, appunto, delle accelerazioni, quindi dipende anche un po' dall'architettura che ha l'edificio stesso, però non ci sono, diciamo, delle prescrizioni per cui non si possa costruire in prima categoria. Tranquillamente, anzi, possiamo dire che rispetto a una classica struttura a telaio, che ovviamente viene utilizzata in zona di prima categoria, perché è difficile che in zona di prima categoria vengano realizzati edifici in muratura portante, no? Per ovvie ragioni che intuibili, una struttura a telaio sicuramente viene dimensionata in maniera adeguata, però poi dobbiamo pensare che i tamponamenti debbano essere efficacemente ancorati alla struttura per evitare che vengano espulsi o che si ribaltino qualora ci fosse un'azione sismica. Nel caso, quindi, è un aspetto importante da considerare per quello che riguarda le zone ad alta sismicità. Con la struttura Isotex, tutto l'involucro è praticamente realizza una struttura scatolare, e poi qui sotto l'aspetto, diciamo, della resistenza alle azioni sismiche e quanto di meglio ci possa essere. Perfetto, ci chiedono poi se le armature verticali, i ferri di chiamata, non vengono ancorati in qualche modo in nelle fondazioni e dall'altro lato se i ferri vengono legati, i ferri d'armatura. Normalmente dalle fondazioni partono i ferri di chiamata che escono quei 40 diametri, fondamentalmente quei 40, diciamo quei 50 centimetri mediamente, in modo da legare saldamente la parete alla fondazione. Dopodiché tutte le altre armature vengono posizionate senza essere legate e lavorano presso una posizione, per cui ci sarà l'armatura del primo getto che si sovrappone di 50 cm con l'armatura che viene dalla fondazione. L'armatura del secondo getto si lavora per sovrapposizione a quella che esce dal primo getto. Per cui tutte le armature lavorano per sovrapposizione come è consentito dalle norme tecniche vigenti. Perfetto. Ci chiedono poi, mi risposto sul tema statica, diciamo così, se si possono realizzare delle pareti in falso. Allora, fondamentalmente la normativa prevede, nelle norme tecniche c'è un paragrafo specifico che dice che in campo dissipativo non si possono realizzare pareti in falso. E quindi, dato che la norma prevede la possibilità di realizzare un comportamento dissipativo o non dissipativo, fondamentalmente possiamo dire che in campo dissipativo non si può realizzare una parete in falso. Quindi la parete un comportamento dissipativo di avere una continuità dalla fondazione fino in sommità. In campo non dissipativo, questa prescrizione, come individuato, dice dalla circolare che lavorando in campo non dissipativo, quindi con un fattore di comportamento che nel nostro caso diventerebbe 1,5, quindi pressoché in campo elastico, la circolare esplicativa dice che le prescrizioni del capitolo 7 sono non rispettabili, proprio perché le sollecitazioni di calcolo sono decisamente maggiori. Quindi è sufficiente che la struttura verifichi. Quindi in campo non dissipativo si possono realizzare pareti in falso, e tra l'altro noi abbiamo fatto, oggi non ci siamo soffermati, sul fatto che le pareti Isotex si comportano come travi parete, perché abbiamo delle prove sperimentali fatte sempre lì all'Università di Pavia che possono dimostrare che comunque una parete Isotex si comporta come travi parete e quindi scarica in maniera diversa rispetto a una parete tradizionale. Quindi in tante situazioni non sono nemmeno delle pareti in falso. Certo, vado a selezionare qualche altra domanda. Ci chiedono se una struttura in Isotex può risultare deformabile torsionalmente. Beh, ovviamente dipende appunto dalla configurazione architettonica dell'edificio. Chiaramente queste deformazioni torsionali si hanno quando appunto il centro delle residenze non è calibrato col centro, che pare il centro delle masse, però fondamentalmente le pareti Isotex sono molto, diciamo, resistente e poco deformabile. Per cui finora, ecco, noi abbiamo un continuo supporto agli strutturisti. Ecco, come funziona normalmente l'architettura
architetto, tra le varie assistenze che forniamo, è anche assistenza ai progettisti per verificare se è una struttura, diciamo, che l'architetto, il geometra, l'ingegnere vuole realizzare, è fattibile realizzare la parete portante. Ecco, nelle nostre fattibilità fatte sino ad oggi, nessuno ci ha mai chiamato dicendo: guarda, ingegnere, che l'edificio che stiamo realizzando mi ha dato dei problemi di questa tipologia qui, con deformazioni torsionali. Per cui dipende un po' come è fatto l'edificio, ma finora specificità su questa problematica non abbiamo mai riscontrato. Certo. Allora, vado con un'ultima domanda, poi se, vediamo se si aggiunge qualcos'altro nel mentre. Allora, noi abbiamo visto nel video fondamentalmente che partiamo da una platea in calcestruzzo. Ci chiedono però se Isotex può essere utilizzato anche controterra per la realizzazione di fondazioni. Beh, l'Isotex può essere realizzato anche contro terra, sono stati fatti ormai tantissimi edifici. Chiaramente la differenza è che appunto contro terra occorre impermeabilizzare bene la parete contro terra per evitare che ci possano essere infiltrazioni d'acqua. La nostra struttura è una struttura macroporosa, l'abbiamo vista in altre occasioni, per cui consente una buona permeabilità al vapore fuori terra. Contro terra ovviamente bisogna evitare il contrario, bisogna evitare che delle infiltrazioni d'acqua possano far sì che questa umidità entri all'interno dell'edificio, per cui si realizza la parete, dopodiché si fa un'adeguata impermeabilizzazione. La parete contro terra molto spesso deve assorbire delle spinte orizzontali del terreno e essendo contro terra possiamo molto spesso suggeriamo di ridurre lo spessore dell'isolante che c'è all'interno della parete, a vantaggio di un maggior spessore di calcestruzzo, per cui normalmente contro terra abbiamo pareti o senza isolante o con un isolante ridotto, uno spessore maggiorato del calcestruzzo che consente, se i calcoli lo richiedono, di posizionare una doppia armatura orizzontale e verticale proprio per resistere alle spinte orizzontali del terreno. Per cui ci sono varie soluzioni che ci consentono di fare pareti contro terra. Perfetto, bene. Allora, vedo che non arrivano ulteriori domande. Ad ogni modo, potete in ogni caso, se avete altre necessità, sia scriverci sul nostro eventi @edicomeventi.com, sia mettervi in contatto direttamente con Isotex, dal momento che le avete sia qua a video che poi nelle slide, che appunto sono queste, che riceverete una volta compilato il questionario di valutazione, di gradimento più che di valutazione, diciamo così, che riceverete tra un paio d'ore circa. Io ringrazio Isotex, ovviamente, ringrazio tutti voi per aver partecipato e soprattutto l'ingegner Paterlini che si è messo a disposizione per illustrarci un po' caratteristiche che non sono magari quelle che vengono solitamente proposte, no? Il tema del comfort, il tema di una serie di vantaggi che abbiamo visto all'inizio. Alessandro, ti lascio fare un saluto finale. Bene, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, noi siamo qui sempre qua in azienda, disponibili per qualsiasi chiarimento e quindi contiamo appunto che ci possiamo risentire. Ecco. Bene. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie mille, auguro a tutti una buona serata. Grazie.